Di che colore sono i miei occhi? Let's see. Yeah, your eyes sound si, do, la nota do. Neil Arbitson, da quando era bambino, per un difetto ereditario, il mondo lo vede così: una lunga scala di grigi tra il bianco e il nero. Artista e musicista, nato a Londra ma catalano d'adozione, nel 2004 decide di farsi impiantare un'antenna nel cervello, con un sensore capace di convertire i colori in onde sonore che lui memorizza attraverso le diverse vibrazioni nella testa. Da allora, con tanto di foto dell'antenna sul passaporto, è il primo cyborg della storia umana. Il mio scopo non è cambiarmi la vista con uno strumento esterno, ma creare un nuovo senso che permette di sentire i colori indipendentemente dai miei occhi. La definizione di essere umano non mi rappresenta più al 100%. Preferisco quella di cyborg o di transpecie, perché ho sensi non tradizionalmente umani. Il vantaggio di un organo cibernetico è che puoi aggiornare i sensi come un software per tutto il resto della vita. Il mio primo update è stata la capacità di sentire, come alcuni animali, gli infrarossi e gli ultravioletti, frequenze di colore invisibili agli uomini. Poi nel 2012 ha aperto anche la possibilità alla sua antenna di collegarsi col wifi. Quali sono state le conseguenze? È successo che qualcuno, senza permesso, sia entrato nella mia testa passando dal wifi dell'antenna, che mi permette di distinguere i diversi toni anche a distanza. Mi è persino piaciuto. Ma se fosse stata un'esperienza negativa, non avrei avuto strumenti legali per proteggermi. Per questo, la mia fondazione chiede di tutelare i diritti dei cyborg. Questo dispositivo sarà impiantato tra la pelle e le ossa del cranio ed è una corona che sente la rotazione della Terra. Ci sarà un punto di calore che impiega 24 ore per completare il giro intorno alla testa e riproduce la rotazione terrestre nel nostro corpo. Poi, quando ci faremo l'abitudine, potremo creare un'illusione del tempo cambiando la velocità del punto di calore. Sono molti gli esperimenti in corso nel laboratorio dei cyborg. Qui c'è chi ha innestato un sensore sotto la schiena capace di prevedere il meteo e investigare sul cambiamento climatico, chi ha inserito un dispositivo nel piede in grado di avvertire i terremoti, oppure che vibra in presenza del nord magnetico. Lo senti? Sì, cos'è? È l'atmosfera che c'è qui ora. Ecco, questo sensore serve per verificare l'umidità di un posto. Io in questo momento nella mia testa sto sentendo delle bolle, significa che c'è umidità, e l'obiettivo loro è quello di impiantarlo dentro il cranio. Nei giorni scorsi l'imprenditore visionario Elon Musk ha presentato Neuralink, che è un microchip da impiantare nel cranio per collegare mente umana ai computer. Secondo lei, che tipo di tecnologie cibernetiche potrebbero diventare di massa nei prossimi anni? A diventare popolari saranno anzitutto i servizi per comunicare. Invece dell'orecchio, per parlare al cellulare potremmo innestare un sensore nel cranio e sfruttare la trasmissione sonora delle ossa. Oppure potremmo creare un senso che, come nelle auto, ci consente di percepire quello che avviene alle nostre spalle. È consapevole che molti la considerano un pazzo o un potenziale pericolo? Sì, ricevo molte mail da gente che dice che dovrei essere fermato. Ma è il modo con cui finora abbiamo cambiato il pianeta che andrebbe fermato. Noi, invece, potremmo dotarci di nuovi sensi per la visione notturna o per regolare la temperatura interna, in modo da consumare meno energia e ridurre l'impatto sull'ambiente. Nel futuro sarà normale cambiare noi stessi, non il pianeta.